Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati su Pollen. Vi era mancata la signorina Teodolinda? Pensavate che non le avrei dato un nome e invece sì, la chiamiamo Teodolinda. Lei è contenta, signorina? Ok, anche la signorina Teodolinda è contenta del nome. Allora, se vi ricordate, continuavamo a saltare avanti e indietro fra il presente e il futuro. E beh, sì, questo è chiaramente il futuro. E quello mi sa che è un po' del polline che sta causando cose strane. Soprattutto come i nostri salti temporali. Cosa minchia è successo alla signorina Karen? Buongiorno. Ho trovato... cose sul miele, di cosa potrebbero mai parlare? Dicevo, se vi ricordate, la signorina Karen parrebbe essere l'unica sopravvissuta in questo tipo realtà strana, questo futuro stranissimo. Mi domando quanto tempo sia passato rispetto a quando siamo arrivati noi. I cosi per mettere quelli delle api. Ok. Non sono un fan del miele, quindi lasciamo stare, non facciamo danni. Pare che la signorina si fosse stazionata qui. Che diavolo di esperimenti facevano con le api da ste parti? Maledetto polline. Ecco perché non mangio il miele. Perché poi ti ritrovi a viaggiare avanti e indietro nel tempo. Oh, c'è una cassettina dentro. Signorina Karen, mi dica cose. Ah, contenta lei, c'aveva un cazzo da fare. Oh, bene, bene. Ah, è quella lassù che vediamo lassù, eccola là. Sì, guardi, non mi sembra il caso. Ma sono le api. Ah, sono le api quelle. Ma che minchia di api sono? Sì, non mi sa che è un esperimento. Mi sa che è qualcosa che è andato però male male. Non voglio neanche pensarci. Abbiamo ancora una cassettina. Me la butti fuori, grazie. Ah, lei ha continuato a cibarsi delle piante, giustamente. Eh beh sì, qua luce del sole, siamo su... cos'era? Saturno? Siamo una luna di Saturno, mi pare. Quindi, sì, immagino che stare da sola qua chiusa tutto il giorno non fosse il massimo. Chissà poi da quanti mesi, se erano poi mesi. Veramente, questo potrebbe essere una specie di realtà alternativa. Allora, vediamo cos'altro troviamo in giro. Di là non possiamo andare perché è tutto chiuso. È inutile che torniamo al presente. Quindi rimaniamo in questo futuro a quanto strano e vediamo se riusciamo a trovare cose. Ma questi si aprono... oh, si aprono, buongiorno. Il problema di questi giochi iperinterattivi è che praticamente perdi un'ora ad aprire cose e alla fine il 99,9% delle cose che ci sono dentro non ti servono a una mazza. Ok. Cosa abbiamo trovato? Cos'è? Il fertilizzante? Ma no, mi si è arrivato in faccia, mi hai preso un colpo. Pensare che questo poi è un gioco sviluppato per il 3D, se ti arriva una roba del genere in faccia, vedi se non salti. Scotch... ma io lo scotch lo terrei, sì. No, signorina, lo scotch se lo porta dietro, siamo nello spazio. No, alla signorina... posso appoggiare gli oggetti. No, scusa, aspetta. Ok, sono un po' posseduti dal demonio. Meglio che me ne vada. Vediamo qua se abbiamo mancato qualcosa. Già quando entri trovi gli oggetti posseduti dal demonio, capisci che non è un buon inizio. Ma era così buio anche prima? Me lo ricordavo meno buio, Porticina qua non l'avevamo aperta. Sì, mi si stanno richiudendo le porte. Satana sei tu? Buongiorno, fatti i cazzi tuoi. Qui c'è una porta ma è offline. Ma porca di quella porca. Ah, è una libreria. Ah sì, che la signorina Karen in uno dei nastri aveva detto che era andata in libreria. Ancora nastro. E... Aspetta. No, mi tira via lo scotch cortesemente, grazie. Mi piglio un piede. Teodolinda, faccia attenzione cortesemente. Che bello i cavi colorati. Io che sono daltonico ringrazio un sacco. Aspetta, proviamo a staccare e vediamo se fanno cose. Succede una mazza, io li stacco tutti, magari facciamo danni, chi lo sa, vediamo un po'. No, non succede un cacchio di nulla. I colori mi sembrano anche corretti, ma sono daltonico, non faccio testo. Allora, se devo farlo sul verde, ricolleghiamo il verde. La logica di The Long Gamer. No, non funziona. Non so, provo a ricollegarne qualcuno, vediamo se succedono cose. No, ricollega questo, bravo. Manco... cioè, devo andare a tentoni, veramente? Wow, che... cosa? Cosa? Che ho fatto? Tititun cosa? Che ho toccato? Facciamo finta di nulla. Però la porta è ancora offline. Aspetta un secondo. Si erano accese delle lucine per una frazione di secondo. Forse mi dà un feedback. Perché si erano accese le lucine per un secondo? Adesso non si accende più un ca... eccolo. Ok. Mi collega anche questo allora. Allora forse sono... è una combinazione di due cavi. Ok, tre cavi. Alla cazzo. Perfetto. Tre cavi alla cazzo. Madonna del buiume però. Mi accende mezza lucina lei. Funziona una mazza di niente qua dentro. Cos'è? Non mi fate rumori improvvisi. Dove diavolo sono finito? Non deve essere la libreria questa.
Ci sono ciclette da tutte le parti. E qua abbiamo cosa? Cos'è? Un pulsante? Beh, perché c'è un gigantesco abnorme pulsante? Vabbè, facciamo finta di niente. Noi andiamo a toccare cose in giro. Teodolinda, mi vado avanti che è meglio. Oh, si torna al presente. Ragazzuoli, si torna al presente. Teodolinda, mi prenda il libretto. Qua sicuramente si torna al presente. Ok, perfetto. Perfetto. Ok. Finalmente riusciamo a tornare al presente. Perché se vi ricordate c'era la porta bloccata nell'altra linea temporale. Ok. Che brutto il passato. Oh. No, aspetta. Ma è un corpo umano carbonizzato quello? Buongiorno, le rubo gli occhiali, tanto a lei non servono. Vediamo di chi è il corpo di Philip Clement. Non so chi cazzo tu sia, però ti ciullo il tesserino, tanto a te non serve. Ok. Oh, molto più luminoso e bello. Ma che cazzo era poi questo qua? Io ho toccato prima, ma non è successo niente. Power on off. Il 3D del futuro. Ah, è musica. No, che c'è copyright. Maledetto futuro che cerchi di farmi bannare col copyright. Pensavi di fregarmi. L'orologio qui va avanti. E no, non sto giocando alle 4 e 5 del mattino del pomeriggio. E qua invece abbiamo... La male mi tocca cose a caso, signorina. Cos'è? Oh, sì, che così vedevano i giornali in passato. Giustamente anche in questo futuro distopico. Sì, sono quelli che hanno gli americani per vedere i giornali nel passato. Te sei scemo che mi metto a leggere tutto. Ma nella vita. Ci sono pacchi e pacchi di articoli qua. Ah, ok, vabbè, cosa interessante. Dice che giustamente la popolazione umana sta aumentando troppo. Quindi ha detto, smettiamo di fare le cosacce. E la gente gli ha detto, ma manco per sto cazzo. E hanno detto, allora, ok, espandiamoci nello spazio e vediamo se riusciamo a trovare risorse. Giusto, perché investire nei preservativi proprio no. Ah, ma è una libreria, è la madonna. Cioè, la libreria con meno libri della vita. Se vi ricordate, lo scorso episodio c'erano i titoli più improbabili che io abbia mai visto. Ok, madonna, mi ricorda veramente Lost. Fa strano. Daia cosa? Cos'è? Diary Planet. Ah, ok. È una audiocassetta, dopo ce l'ascoltiamo. I puzzle. Dai, che così ho occasione di fare una figura di merda. Perfetto. Ho capito adesso. Quindi possiamo mettere le cassettine dentro qua. Ok. E... Oh, ma c'è un ordine... Aspetta, ne posso mettere più di una? Vediamo un po'. Oh, c'è una logica. È finita. Ok, intanto vediamo queste due se funzionano. E mi dica cose. Cos'è? Parigi? Sembra Parigi, non lo so. Sono immagini alla cazzo del mondo? Cos'è? Perché mi ha abbassato le luci? Mi fate pigliare colpi. Ah, che ci sono pianeti così alla cazzo. Ma è un proiettore? C'è un proiettore da qualche parte? Ah, quindi questa è una... era una specie di audiolibri. Ok, così sarà a far abbassare la luce, va bene. Però si deve dire che è molto interattivo come gioco, non si discute. Quindi se troviamo dei cosi visivi, delle cassettine, le dobbiamo usare qua. Cioè, anche la scacchiera era fatta a modi di coso delle api. Vediamo qua sopra. Ah, qua questa la possiamo muovere, ok. Ovviamente non ci sarà nessun motivo reale per farlo. I libri non li guardo neanche, che l'ultima volta erano i titoli più improbabili. Quindi facciamoci una riga di cazzi nostri, che è meglio. Però possiamo tornare qui, stavolta è aperto. Oh! Beh, l'habitat del personale era molto meglio così. Ah, adesso possiamo raggiungere nuove zone, visto che siamo di nuovo al presente. Ed è molto carino. Cos'è? E giù... Ah, la tesserina della signorina Karen. E giù che ciulliamo cose noi altri. Ma quindi, in teoria, dato che noi siamo nel presente, e quello è quello che è accaduto nel futuro, forse abbiamo ancora modo di alterare gli eventi. Anzi, mi spenga la luce che adesso non serve. Oh, questo serve a scaldare il cibo. E da buon videogiocatore devo toccare, se no non sono contento. Non funziona. Peccato per un secondo. Ricorda, mangia i 6 di base ogni giorno. Le api, le drocche, il dentifricio, le foglie, un pollo ma con la salsina e la salsina con altre cose. Assolutamente, è la stessa dieta che faccio io, guardi. Però in frigorifero che minchia abbiamo? C'è qualcosa di buono. Però devo dire che le texture sono fatte molto bene. Ghiaccio, grazie Capitano Ovvio. Dove diavolo sono tutti? In teoria non dovrebbero essere ancora morti. Ma dove diavolo siamo finiti? Cioè, se siamo nel presente, dovrebbero essere ancora tutti che stavano caricando una specie di treno. Oh, e io ciulo anche i disegni, va bene. Oh, il piano. Ah, ce l'hanno anche scritto, che gentili. Emily e Philip portano i dati al treno. Philip manda un messaggio alla Terra.
Amy guida il treno e comunicazione al generatore di ioni. Capito tutto, guarda, se me lo scrivevi in austro-ungarico era anche più chiaro. Qui abbiamo un distributore di cose. Dai che ci ciuliamo cibo. No, vabbè, il distributore che ti dà le robe gratis. Che schifo è. No, no, guardi, quella roba lì non la mangio. E cos'è? Sto guardando. Oh, ci sono i modellini collezionabili delle api. No, grazie, non sono per questo tipo di achievement. La stavolta la palestra è gran lunga migliore. Cioè, no, scusate, ma hanno la palestra più grande della zona abitativa. Minchia, in questa realtà alternativa lo sport è molto importante. Ti premo, vai! No, che mi danno il copyright! Scemo! Madonna, cioè, tutto in questo gioco vuole farmi cosare col copyright. Madonna santa. Però è tutto più pulito. Minchia se è tutto più pulito. Perché gli ciulo la carta igienica? Così quando torno nel futuro l'essi dovuta pulire con altro. Sono bastardo. Quindi adesso in teoria noi possiamo entrare nelle camere degli altri se abbiamo la chiave. Se vi ricordate nel futuro la Karen aveva distrutto tutti i cosi, quindi non potevamo entrare. Di chi abbiamo il tesserino noi? Tale Philip Clement. Phil Paul, eccoti qua. Ti entro in camera e ti ciulo le cose. E lo trovo ignudo col batacchio di fuori. No, ok. Cos'è la doccia? Mi posso fare la doccia al volo? Ah no, c'ha il bagnetto dedicato, figo. Ciccia, ma te sei ancora con la tuta da astronauta, ma vabbè. No, lo spazzolino dei denti anni 90, quanti ricordi. Anche questo c'ha la forma del coso delle api. Butta via che è meglio. Aspetta che gli intaso il water perché sono bastardo. No, no, ciccia. Gli intasiamo il water. Ecco qua. Ti intaso il water perché vengo dal passato e sono bastardo. Minchia, questo è il nuovo computer della Apple, mi sa. Ma veramente è tutto premibile, ma perché? Ma perché? Questo era un filosofo, perché... Oh! Signor Philip, lei mi nascondeva le cassettine dietro, maledetti filosofi. E qui abbiamo... scarpe... Cos'è laggiù? Altra cassettina. Ma tutti che si registravano gli audio diari, maledetti anni 90 strani. E questa sembra una chiave. Una chiave di qualcosa. Sto trovando un bel po' di robe. Il signor Philip, ok. C'ha la faccia da scienziato pazzo, ma facciamo finta di nulla. Gliela lascio lì. Cos'è? Yoda? Ah no, sembrava Yoda da distante, non so perché. E così abbiamo trovato un po' di cosine. Di chi altro abbiamo la chiave? Questa è Karen. Karen, di Karen abbiamo la chiavetta. Quindi tac. Vediamo la signorina Karen se era già fuori di testa prima di essere da sola. E sì, a giudicare dalle decorazioni era già fuori di testa prima. Ok. Cassettina della Karen, perfetto. Sì, perché lei ha detto, se vi ricordate, che aveva dovuto sovrascrivere un po' di... delle vecchie cassettine. Ah, la Karen c'aveva anche la famiglia. Ma è sposata con Ben Affleck. Minchia, sembra Ben Affleck il signore. Vabbè. Ops, scusi, vabbè, tanto. Oh, mi sa che ha perso la famiglia, perché questo è un libro sulle perdite. E non in senso di mestruazioni, ma proprio di... Oh, sì, gli è morto il signor Ben Affleck, a quanto pare. Ok, ok. E dentro l'armadietto della signorina Karen troviamo ancora cassettine. Ma oggi dovremmo... La terapia di Karen. Sì, è andata molto bene a quanto pare. Aspetta, apriamo la porta del bagno. Non è che c'è la signorina Karen, no? Sa mai, si sa mai. Mi domando se riusciremo veramente a incontrare qualcuno qua. No, tutto normale, tutto normale. Ma sono bastardo e anche la signorina Karen. Intasiamo il water. Faccio vedere io. Sarebbe carino se le cose che facciamo qua nel presente cambiassero ciò che abbiamo, che troviamo nel futuro. E abbiamo ancora... Ion Lam. C'è il signor Ion Lam da qualche parte? Ion Lam, eccoti qua. Perfetto, madonna, dovrò sentire le 8022 cassettine più tardi. Bambolina, ti vedo! Ah no, è un inalatore, credo. Altra cassettina, possiamo anche ascoltare. Cassettina come non ci fosse un domani, all'uomo piaceva tenere i diari. Oh, ma che bel castello che hai fatto. Oh, cacchio, non volevo assolutamente. Una macchina fotografica. Ok, facciamo una foto al bagno. Aspetta, me la posa un attimino? Così, gli rovino un rullino facendogli una foto del bagno. No, vabbè, gli intato il cesso con la macchina fotografica. Ci sono problemi, combiniamo comunque. Cosa ho trovato? Una monetina. Abbiamo ciulato i soldi al signor Ion Lam. Ma avanti, Teodolinda. Ma che si... come si... Ah, Teodolinda, che tristezza. Però, Teodolinda, ci abbiamo le 8022 cassettine qua, da ascoltare. E vabbè, facciamoci i cazzi delle genti. Ok. Concordo pienamente, in effetti. Concordo molto. Togliamo la cassettina di Satana e mettiamo dentro qualcos'altro, magari. Vediamo il secondo nastro se ci va meglio.
Ma che cacchio? Ma che? Cosa sto ascoltando? Oh! C'è l'indicatore di velocità perfino. Va bene, ai signori piace ascoltare musica strana. Vabbè, io non giudico, avanti. Vediamo se siamo più fortunati con la terza. No, maledetto! Ah, ancora col copyright, pensavi di fregarmi. E invece... Hi kids, this is mom. I'm sending you this audio. Oh, questi sono i figli di Karen, 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 Karen. E guarda, non hai ancora idea di quanto lo diventeranno. E non è andata a buon fine, direi io. Ok. Che bello. Sicuramente andrà tutto bene. Aspetta a passarci quegli 8-10 mesi, vedrai poi come lo descrivi. Ok, sono sicuro che i figli di Karen la rivedranno molto presto. Morta, probabilmente. Ma vabbè, dettagli. Bah! C'è perché ci provi! Maledetto rompicoglioni! 4 volte in un unico filmato! Ma dimmi te! Ok, ci siamo fatti abbastanza i cazzi delle genti, no, qua non è un armadietto. Però non possiamo ancora entrare nelle altre stanze, ancora non abbiamo le loro chiavi. Ma sono sicuro che la nostra buona Teodolinda riuscirà a rubacchiare in giro qualcosa. Ok, in teoria adesso dovremo... Oh, che bello ordinato! Bello! Cioè, sto gioco col visore deve essere una figata assurda, penso. Gesù, è tutto molto più ordinato. Aspetta che apriamo, che magari stavolta nel presente troviamo cose. No, un cacchio di niente. E allora ti disordino io tutto perché potevi anche lasciarmi qualcosa. Oggi c'ho le balle girate, anche la Teodolinda deve essere in quel periodo del mese. Ok, procediamo. Con quanto lag me lo di... Wow! Anche le mie povere occhi che si sciolgono. Però... Figo! No, le api, statemi lontane. Che se ti pungono torni indietro nel 1492. Così a caso. Vediamo stesso, la porta è aperta da questo lato o è ancora bloccata? Perché adesso è aperta? No, prima, quando eravamo di qua, era bloccata. Non è che esco di qua e si riblocca che mi incazzo. No, adesso è aperta. Huh. C'è ancora il casco posseduto da Satana, quanto vedo. Ok. Quindi, in teoria, io sono... Torno sempre allo stesso... Oh, adesso mi ero accorto che questo corpo è di nuovo tutto carbonizzato. Questo è il signor Ion Lem, in teoria. Quello che doveva... Cos'era? Quello che stava andando al treno, mi pare. Non mi ricordo. Quindi... In teoria... Oh, adesso non si apre neanche più questa porta. Oh mio Dio. C'ho un po' di paura. Perché non si apre più la porta? Io spero di essere sempre sulla stessa linea temporale. Dovrei essere nel presente da cui sono arrivato. Sì, c'ho i dubbi. Ma vedo che ci sono gli oggetti che ho buttato a terra io. Quindi, in teoria, questo è il mio presente. Oh, vedo che là sotto c'è un coso elettrico con acqua. Bene, promette bene. E direi... Sì, ho capito, con Cici si abbassa. Grazie, giuoco. La Teodolinda lo sapeva già. Ah, mi domando quante altre cose ci attendano da essere scoperte adesso. Finalmente siamo tornati al presente e siamo in grado di muoverci tranquillamente nella stazione spaziale. Ma più procediamo e più mi domando cosa abbia causato la morte dell'equipaggio. E dove diavolo è finita, Karen? Anche se, sinceramente, sono abbastanza sicuro che le risposte che troveremo non ci piaceranno. Come sempre, vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile, mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi, iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!